una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Giulio Viviani. Cari amici, questa prima domenica del mese di luglio, la 14ª delle domeniche del tempo ordinario, ci propone una delle caratteristiche che dovrebbero essere normali per la vita di un cristiano: la gioia, l'essere contenti. Non è sempre facile essere contenti, essere nella gioia, anche perché la vita ci riserva a volte delle amarezze, delle sofferenze, delle fatiche. Però il cristiano è fondamentalmente uno che è contento, non perché vive fuori dal mondo, quasi un ebete che non si rende conto di quello che avviene, ignorante dei problemi della vita, ma lieto perché vive sereno, nella consapevolezza che non siamo noi a dover guidare il mondo, a dover fare tutto, ma perché siamo nelle mani di un Dio che ci è Padre, che ci ama. La consapevolezza che tutto è nelle mani di Dio. È interessante notare come Gesù oggi, parlando a quei 72 discepoli che aveva mandato a due a portare il Vangelo, Evangelion, la buona notizia, la lieta notizia, quando torna dice loro una cosa molto bella: non rallegratevi perché magari avete visto il male che scappava, il diavolo che fuggiva. No, rallegratevi solo per una cosa: perché i vostri nomi sono scritti in cielo. Quindi non per qualcosa che voi avete fatto, ma per qualcosa che Dio fa o ha fatto magari anche tramite vostro. Questa è la grande verità. Rallegrati, cristiano, perché anche tu sei nel palmo della mano di Dio, di un Dio che è Padre. Lo afferma anche il profeta Isaia nella prima lettura, quando ci ricorda quell'immagine materna di Dio, dicendo: come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. Questo Dio che è insieme padre e madre per ciascuno di noi. Pensiamo quante volte abbiamo anche noi sperimentato questo amore di Dio nella nostra vita. Il nostro nome è già scritto nel cielo di Dio. Pensando a questo, allora riusciremo anche ad affrontare certe difficoltà, certe fatiche, certi momenti tristi con più spirito, lo spirito, cioè la forza che Dio pone dentro di noi. La vita delle persone, delle famiglie, è fatta di fatiche, di sacrifici, lo sappiamo bene. San Paolo però nella seconda lettura di questa domenica ce lo dice: guardate che la croce di Cristo è il nostro vanto, perché Dio ha preso su di sé queste fatiche, queste sofferenze, sulla sua croce. Non ci ha lasciati soli a portarla, la porta con noi. La nostra vita di singoli, di coppie, di famiglie, sperimenta momenti di fatica, di crisi, di dolore, che alla fine però ci fanno crescere, ci rendono più uniti e più forti. Non gioite, ripete a noi il Signore Gesù, perché vedete il male che cede. Rallegratevi piuttosto, appunto, perché i vostri nomi sono scritti in cielo. Questo vale anche per ciascuno di noi dal giorno del nostro battesimo. Siamo inoltre chiamati, dice Gesù, a vivere come agnelli in mezzo a lupi. Chiaramente noi non siamo esenti dal peccato, non siamo proprio degli agnelli così buoni. Ma quanto è vera la parola di Gesù? Quanti lupi ci sono attorno a noi, quanti imbrogli, quanta cattiveria, quanta disonestà. E spesso ci sentiamo degli estranei persino nei normali luoghi di vita e di lavoro. Anche noi come San Paolo reagiamo e diciamo: io sono con Cristo. Ci è chiesto di essere agnelli tra i lupi, non per eliminarli, ma per convertirli. Buona domenica.